Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Oggi sono qui per un video molto speciale perché, come vedete da titolo, ho completato la collezione dei Brawler. 22 Brawler su 22. L'ho completata dopo aver sbloccato Crow, per meglio dire Corvo in italiano, che non sono riuscito a trovare in nessun modo. Ho anche farmato altre 40 Brawl Chest per alzare la possibilità di trovarlo, non l'ho trovato e lo shop me l'ha messo lì. Ora che abbiamo Crow, abbiamo tutti e tre i leggendari, ma soprattutto tutti quanti i brawler. Questo almeno fino a quando non raggiungeranno il nuovo brawler, cioè Jin, che dovrebbe arrivare a metà febbraio. Non vedo l'ora, tra l'altro, di provarlo perché mi ispira tantissimo, ma per ora siamo con tutti i brawler. Quindi ragazzi, mentre apriamo così a sbaffo questa ennesima brawl chest, vi dico di lasciare un like per questo traguardo che abbiamo raggiunto. Tra l'altro non ci sono arrivato adesso, ma è una cosa di settimana scorsa e ho avuto un sacco di cose da fare in 6 giorni, quindi ho aspettato prima di fare questo video. Ragazzi, ora che abbiamo tutti e tre i brawler leggendari, oltre che tutti i brawler, voglio fare una cosa che non avevo ancora fatto e che ci tenevo particolarmente a fare. Voglio provarli tutti e tre in uno stesso video e valutare finalmente qual è il migliore. Secondo me, così ad occhio, e avendole già provate un po', la classifica potrebbe essere Corvo, purtroppo, che è scarsino, terzo, Spike in mezzo e Leon primo. Proviamoli insieme e vediamo che cosa ce ne pare. Io direi che si può andare anche in sopravvivenza perché c'è una mappa che si può adattare. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Ricordate che gioco su PC, quindi i comandi sono un po' diversi. E oh mio Dio, sono spawnato in mezzo al campo. Che cosa orribile. Allora, iniziamo subito a provare quantomeno a tirare giù queste due casse. Se ce ne facciamo due subito potrebbe essere un'ottima cosa. Allora, la prima ce l'abbiamo. Vai con la seconda. Ragazzi, ovviamente non solo io voglio valutare quale dei tre leggendari è il migliore, ma voglio anche che voi me lo diciate. Quello che è il vostro parere vedendo questo video, la vostra esperienza, cerchiamo di farcelo. Vai, vai, preso. Preso con un po' di fatica. Ok, abbiamo fatto fuori un altro Spike. C'è Mortis laggiù. Allora, Mortis, cerchiamo di prenderlo. Ok, l'avevo già preso senza campo. Ecco, il campo usato così, se avessi lo Star Power mi avrebbe curato. Purtroppo lo Star Power non ce l'ho. Stavo dicendo, vi lascio un sondaggino a video per votare chi è secondo voi il più forte dei tre. Ditemelo anche nei commenti qual è la vostra opinione, la vostra esperienza, eccetera, eccetera. Io credo che, cioè, per ora Spike, ragazzi, ci sta. In questa partita, in questa arena, si può usare bene. Siamo quarti, me la voglio giocare molto safe, quindi usando le coperture. E non voglio andare qui dentro perché, come vedete, ci sta entrando un bull e, come al solito, è sempre pieno di nemici là dentro. Purtroppo ho pensato, ho agito di istinto e ho pensato che fosse utile, merda. Ecco, è uscito. È uscito il fottuto bull dal nulla e mi ha devastato. Mentre stavo entrando un corvo, volevo provare a confrontarmi direttamente, ma non è stato possibile. Purtroppo ho sprecato la ulti, che altrimenti mi avrebbe fatto molto comodo. Ci prendiamo la terza posizione, che non è male, e andiamo avanti provando un altro brawler leggendario. Ok, come secondo brawler, direi no di utilizzare Bo, che me l'ha cliccato per sbaglio. Ragazzi, vedete, su PC ogni tanto ti parte, ti clicca per sbaglio. Voglio provare proprio Corvo. Tra l'altro, ragazzi, scusate una cosa, io Corvo lo seguivo da un po' e volevo prendermi la skin Fenice quando fossi arrivato ad ottenerlo. Ora che sono arrivato, noto che la skin Fenice costa 300 fottute gemme. Ragazzi, costa un bordello. Ma è sempre stato così o l'hanno aumentata? Perché costa davvero, cioè, è troppo 300. Farò un pensiero, però, ragazzi, 300 gemme, cos'è? È tipo la skin più costosa del gioco, mi sa. Comunque, selezioniamo Corvo con la sua skin normalissima e andiamo a giocarci questa partita. Allora, con Corvo ce la dobbiamo giocare nei bush. Dobbiamo camperare, ragazzi, perché lui corpo corpo non se la cava per nulla bene. Anzi, oserei dire che fa abbastanza cacare. Riesce a far fuori pochissimi brawler. Per esempio un Dynamike riusciremmo a confrontarlo molto bene, ma tanti altri brawler, ragazzi, non ci siamo proprio. Ora, cerchiamo di farci questi bauli, se non ci disturba nessuno, perché farebbe molto comodo. Però sta arrivando il primo e c'è un Barry lì che ci sta schiacciando, il che non mi piace per niente. Quindi noi ce ne andiamo e probabilmente verremo falciati da questi due che si allieranno. Vediamo se non mi seguono qui dentro. Ok, stanno combattendo laggiù. Barry sembra non avermi visto, speriamo in bene, ragazzi. Mi ha visto, mi ha visto tantissimo. Scappo. Non ce l'ho fatta. Ho provato a caricare la ulti per scappare,
Non ho fatto in tempo. Però avete visto, era carica. Ce la stavo quasi facendo. Perdiamo una coppa. Allora, visto che è andata così male e abbiamo fatto un tentativo troppo veloce, direi di giocarne un'altra con Corvo al volo. Perché vabbè, qui non gli ha reso giustizia. Siamo proprio stati incastrati tra due tank e penso sia la cosa peggiore per Corvo. Cioè proprio è andata malissimo. Ora, se lui non vuole scassare le palle, io sarei anche propenso a prendermi quelle chest. Ok, sta arrivando una pump però. Ok, gli vorrei dare pump per focaccia. Abbiamo fatto fuori Brock. Due pump al prezzo di uno. Non le voglio, grazie, me ne vado. Me ne vorrei andare. Vai, ok, avveliniamo un po' di gente a caso. Questa sta tryhardando, mi vuole a tutti i costi morto. E abbiamo caricato la ulti, che nel dubbio ci può aiutare per scappare. Mi ha smitragliato male, ragazzi. Ci prendiamo più due, però, in questo caso. Ok, ragazzi, cerchiamo di allontanarci il più possibile dalle genti. Lì c'è un Brock, che può farci male, ma può anche essere un avversario abbordabile per noi. Ora, considerate che ho tagliato una partita, lo vedrete dal conto dei trofei dopo, per il semplice fatto che mi hanno spunkillato, ragazzi. Cioè, purtroppo, lui ha pochissima HP, è una cosa impressionante, è molto debole. E mi sorprende il fatto che, guardalo lì che arriva il maledetto, ragazzi, cosa ci dobbiamo fare? Lo avveleniamo, cerchiamo di caricarci la ulti il più presto possibile, ma, cioè, ragazzi... non possiamo fare niente. Stavo dicendo, ha davvero pochi HP. Il potere del veleno è sì utile all'interno di un team, ma se lo giochi da solo è davvero uno dei brawler più deboli. Ora, abbiamo fatto fuori in combo il primo, ma i punti non me li prenderò perché sennò mi falcia Shelly, assolutamente. Secondo me lo dovrebbero buffare, il povero Crow. Dovrebbero o dargli più HP o dargli più danno, perché così ha pochi HP, poco danno. Ragazzi, cosa deve fare? Cioè, sta nel bush... e aspetta che la partita proceda. Vediamo se riusciamo a caricarci un po' la ulti, facendo fuori o comunque ferendo a morte questa Shelly. No, Shelly, aiutami a far fuori Piper. Quella brava. Merda. Era nascosto nel bush. È uscito, mi ha shottato con i suoi 10 potenziamenti, che io non potrei mai prendere con Crow. Ho provato a scappare con la ulti, se avete notato. Non ho fatto in tempo ad avvicinare il mouse, che ero già morto. Quindi, dopo che Leon ci ha pisciato di stelle ninja e ci ha ucciso malissimo, io direi, vabbè, apriamo un attimino questo baule veloce. Perché, tra l'altro, mi mancano pochi punti per Colt, 20. E poi siamo a posto. Posso trovare già il suo star power. Ci sarà da aspettare per trovarli. Stavo dicendo, andiamo a tal proposito a provare Leon. Vediamo se si conferma il più forte. Allora, siamo spawnati vicino a una Shelly. C'è un Colt più in su. Non dovrebbe essere un problema però prendersi queste due chest. Come vedete, tre attacchi di Leon, anche se l'hanno nerfato, fanno davvero molto male. Cioè, secondo me Leon resta un brawler molto valido. Tant'è che proviamo a fare qualcosa con questo Colt. Diciamo che lui, usato da smartphone, quindi con il touch, è molto più comodo. Da PC è davvero brutto da usare, devo dirvi la verità. Allora, sto provando a caricare la ulti più che altro, perché da così lontano... Oh, c'è un altro Leon! Vediamo... non ce la farò mai a prenderlo. Se mi avvicino carica e poi ha più potenziamenti, quindi non ne vale la pena. Mi servirebbe di trovare magari una cesta rimasta inutilizzata, cose così... due Shelly che combattono. Bene. Vuole colpirmi, ma non la faremo avvicinare e la useremo per caricare l'invisibilità. L'invisibilità che si carica molto più lentamente e penso duri poco, cioè duri di meno. Guarda che si vogliono alleare, ste infamio. Ok, le teniamo ben lontane noi, ragazzi. E scappiamo perché ci vogliono fare il panino, palesemente. C'è un'altra Shelly, dobbiamo scappare qui dentro. In alto perché una era entrata dal basso. Oddio, ragazzi, è un casino. Facciamo fuori Nita, poi fuori Nita. Ok, è stato eliminato dall'altro che mi ruba i punti. Io ero a corto di vita. Mannaggia te. Guarda che cerca di farmi fuori, l'infame. Cosa facciamo? Invisibilità. Lo prendiamo di soppiatto, ci proviamo. Vado. No, raga, non ce la faccio. Mi ha pisciato di proiettili. Per il resto c'erano tre Shelly là dentro.
Mi potevano shottare tutte quante, temo. Vinciamo un trofeo, giusto perché Leon rispetto agli altri era già di grado più alto. E arriviamo a livello di esperienza 42. Tanti mi hanno detto, Eren, com'è possibile che tu sei il 42, ma io ho esperienza più alta con meno trofei? Ricordate che l'esperienza non corre di pari passo ai trofei, ma la ottieni anche quando perdi, o al massimo non perdi esperienza. Diciamo che avendo tanti brawler e cercando di giocare sempre safe, vado quasi sempre a vincere o a fare risultati positivi. Quindi la mia esperienza sale più di pari passo. Comunque, detto ciò, secondo me Leon rimane il più forte, anche se dopo il nerf Spike ci si avvicina ed è molto, molto vicino, molto forte anche Spike. Corvo, non ci siamo. Io spero che lo buffino perché per ora non è utilizzabile se non con un buon team dietro. O davanti, forse meglio. Fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo presto in altri video di Brawl Stars. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.